Buongiorno, buon Natale a tutti voi, bentrovati per questa edizione natalizia del nostro giornale che, come avete visto, oggi va in onda e fino a domani alle 13, in modo per cercare quantomeno di restare insieme a voi in questi giorni di feste. Apriamo con l'accordo che è stato siglato tra l'Unione Europea e Londra per evitare dunque la Brexit. Al termine di una serie di colloqui particolarmente difficoltosi, è arrivata ieri la fumata bianca, un'intesa che entrerà in vigore dal 1 gennaio. Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen, il quale ha detto si è finalmente trovato un accordo equilibrato ed è la cosa più responsabile per entrambe le parti. Dello stesso tenore anche il Premier inglese Boris Johnson, e naturalmente adesso lo stesso Premier ha fatto appello agli esponenti dei partiti dell'opposizione per cercare di mantenere fede agli accordi che sono stati fatti in sede europea. Adesso facciamo il punto della situazione per quanto riguarda l'emergenza coronavirus nel nostro paese. Tornano a salire i dati dell'emergenza coronavirus in Italia, 18.040 rispetto ai 14.522 di mercoledì, ed a livello nazionale sono stati superati 2 milioni di casi. Per quanto concerne invece la condizione legata ai decessi, sono 505 rispetto ai 553 di 24 ore prima. Intanto, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia è in una fase decrescente ma rallentata. Dopo una diminuzione dell'RT abbiamo ora una sorta di stabilizzazione. Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, limitare il numero di persone a cene e pranzi di queste feste natalizie è importante. Non si tratta di un'imposizione, ma di un richiamo al buon senso. Tra i primi obiettivi c'è anche quello della riapertura, delle scuole. C'è stata sempre tanta cautela e occorre valutare a livello territoriale la situazione. Per quanto concerne invece il dato regionale della Puglia, secondo il bollettino emesso, sono 1.458 i casi. Maglia nera rimane sempre la provincia di Bari con 566 casi a seguire, 296 nella Abruzzo, 246 nel Tarantino, 189 nel Foggiano, 73 nel Brindisino e 71 nel Salento, per un totale di casi a livello regionale di 84. 4.663. E intanto sulla vicenda della variante mutata del coronavirus, l'assessore regionale pugliese alla sanità Lobalco è intervenuto mettendo in evidenza che saranno attivati tutti gli screening per chi arriva dalla Gran Bretagna. Ricordiamo che in queste ore il ministro Di Maio con il quale dispone il rientro degli italiani che erano bloccati a Londra proprio per questo. Sono stati individuati i primi casi in Puglia. Tra l'altro, il tampone è stato prelevato da una pugliese lo scorso 19 dicembre. Allo stato, dice Lobalco, non deve destare preoccupazione nei cittadini perché è necessario prima verificare se sia effettivamente contagiosa o meno. E tra l'altro, la sorveglianza molecolare è sempre utile ad analizzare le dinamiche di diffusione del virus. Ed ora occupiamoci dell'iniziativa Games Books che è stata presentata in streaming. È stata presentata mercoledì 23 dicembre a Trani l'iniziativa Good Games, Libri, Reti e Storie di Ordinaria Resilienza, promosso dall'assessorato alla cultura della città di Trani. Il progetto è dedicato alla rivoluzione digitale degli ultimi 20 anni, affrontata sia dal punto di vista tecnologico che culturale. 32 eventi di promozione e presentazione rigorosamente in diretta streaming. Non abbiamo pensato a una misura di ristoro passiva, ha detto il sindaco di Trani Bottaro, ma abbiamo avuto la capacità di sostenere con questo evento culturale le librerie, ultimo avamposto della cultura cittadina, facendole lavorare. Al tempo abbiamo stesso pensato anche a chi deve rimanere a casa in un momento difficile come questo e dando la possibilità di fruire di piacevoli iniezioni di cultura che sono una funzione didattica importante.
Lo sport, anche se fermo, mette in evidenza alcune valutazioni importanti e di approfondimento, soprattutto nel mondo della pallavolo. Il prossimo anno dovrebbe essere quello della ripartenza dei campionati, sia per quanto riguarda la Serie B 1 donne che per quanto riguarda la Serie C. Di questo ne avevo parlato in una lunga intervista in esclusiva di World News 24 con il presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Puglia Paolo Indibery. In questa parte ci occupiamo della situazione quando proprio la pallavolo si fermò a febbraio. Ascoltiamolo. È stato scioccante fermarvi a febbraio scorso, Presidente? Tanto, tanto, è stato veramente difficile. Tra l'altro eravamo in un periodo in cui la nostra regione era, grazie a Dio, ovviamente colpita meno rispetto ad altre regioni. Quindi È vero. era anche difficile da comprendere. E io le porto l'esempio, per esempio, della società proprio di Cerignola, della società Felice. La FLV Cerignola, che disputava il campionato di Serie B1 femminile, che era prima in classifica. Quindi, se Esatto, vogliamo. insieme a una squadra siciliana vogliamo ricordarlo, e poi c'era anche la pallavolo Cerignola in Serie C che era più o meno in una Stava lottando situazione simile. per essere, certo, per arrivare ai playoff ed essere poi promossa in Serie B2. E io ho apprezzato moltissimo, per esempio, in quel frangente, l'atteggiamento della società di Cerignola, che pur essendo prima in classifica, comunque ha compreso quali erano le motivazioni che portavano ad un blocco generale. Le ripeto, pur non essendo la nostra regione coinvolta, o il Sud Italia in genere coinvolto in una maniera esponenziale come in altre regioni d'Italia, però è stato difficile ed è ancora difficile oggi, dopo 10 mesi, stare fermi. Continuare a parlare e a discutere del riprendiamo, non riprendiamo, quando riprendiamo, fa male assolutamente, fa male a me, fa male ai nostri tesserati, fa male ai nostri ragazzi e alle nostre atlete. E io spero soltanto che tra un altro mese, e quindi saremo a 11 mesi dal blocco iniziale, noi si possa riprendere a calcare i parquet finalmente. E poter un attimino, come dire, tornare ad una pseudo normalità. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione della festa di Natale di World News 24. Grazie di averci seguito, di averci scelto. Il nostro telegiornale torna come sempre domani alle 13. A tutti l'augurio di un buon Natale. A presto e restate con noi.